Cominciano i miei giorni a Cape Town, una città fantastica, ma partiamo subito da quello che è il suo simbolo per antonomasia, il Table Mountain. Dopodiché decido che è ora di dare una bella, bella lavata al cammetto. Vagabondi, oggi giornata giustamente di pulizia del cammetto, perché mi sto un po', come posso dire, riprendendo dalle fatiche. E quindi abbiamo trovato un sistema per pulire anche l'interno del telaio. Ogni tanto ci vuole, sto togliendo, continuo a lavarla ogni tanto, più del solito, perché sapete che probabilmente in un anno l'ho lavata 3 volte e negli ultimi mesi l'ho lavata altre 3. Ma perché? Perché voglio provare a togliere più possibile il sale che è rimasto dentro. Volevo mostrarvi cosa rimane per terra. Vedete tutta questa cosa bianca qui? Non è soltanto terra e fango, c'è anche proprio i granelli, i cristalli di sale. Quando ci si impianta o si va comunque a girare in certi posti, bisogna stare attenti proprio al sale, perché da queste parti ce n'è dappertutto. Arriva anche l'ora di pranzo e non mi faccio scappare l'occasione di mangiare qualcosa con il mio nuovo amico. Un sano pasto, infatti il menù di oggi offre fish and chips. Mettiamola così, non sarà sanissimo, però è un ottimo fondo per la serata che sta per cominciare. Tough luck, babe. Struck out when you have about 30 chances. Vagabondi, ecco il cammetto, Cape Town. Questa sera andiamo a fare una festa dentro questo locale. Vi ricordate in Botswana, dove ero rimasto una sera in più in un campeggio dopo aver recuperato 2 Toyota impantanati in un lago salato? Ecco, lì ho conosciuto una coppia di landoveristi che mi hanno dato il contatto per conoscere Marcel. In particolare, questa sera oltretutto c'è una serata diversa. C'è un grigliatore, anzi una grigliatrice dal Texas. Qui hanno, lo sapete, una passione per quello che è il barbecue, il braai smodata, direi proprio l'unico termine per descrivere questa cosa qui. Marcel e i suoi soci, che adesso andremo a conoscere, infatti producono delle particolari pinze molto lunghe per il barbecue, che, come avete capito, è una passione di questi luoghi. Dite com'è. Come al solito io sono arrivato un po' tardi. They're all off now. Yeah, I know, I know, no, no. Yeah, okay. I'm explaining this that I'm arrived too late. quindi sì, mi hanno avvisato che ovviamente sono già spenti. Lei è la famosa grigliatrice. Ma adesso andiamo dentro a vedere cosa c'è. Allora qui abbiamo anche il gioco dei chiodi. E adesso andiamo a trovare i miei amici, però prima voglio mostrarvi tutto quello che è. Qui ci sono le moto, ovviamente. Ma il petto top è la macchinetta qua sopra. Vecchio ponte, vecchia macchina. Grande. Ovviamente non è soltanto questo, abbiamo il tattoo e qui sopra abbiamo una macchina appesa al contrario. Come in tutti i locali che si rispettino, ovviamente abbiamo un video lì sopra. E cosa volete che stiamo trasmettendo questa sera? I Goonies! Dal lato di qui abbiamo il negozio dove ci sono tutti i coltelli, roba da outdoor, un po' un casino. Dopo vi racconto anche la storia di questo locale. Come vi avevo promesso, è ora di andare a conoscere i soci di Marcel, e questo in particolare è Nick. Thank you. Questo è il biglietto per andare a mangiare, eccolo qui. Lei invece è l'unica donna del gruppo, nonché moglie di Marcel. Finalmente arriva il mio turno, o in realtà ve lo dico, mi decido ad andare a prendere anche il mio piatto, il piatto della serata. Pollo, carne, beef, macaroni e cheese. Non mi si vedrà mai, ma adesso mangiamo. Vagabondi, e per la teoria che finché non vi mostro il bagno, non vi ho mostrato il locale, eccolo qui. C'è seduto da uomo, c'è seduto da uomo seduto, doppio lavandino e io allo specchio.
arrivato il momento di andare a vedere l'altro lato del locale. Qui adesso ci sono tutte le chicchette. Questa è una sala che normalmente viene aperta negli orari diurni, ma oggi ancor più viene chiusa perché c'è una festa molto particolare. Comunque sia, attraverso il mio amico Marcel riesco ad avere il permesso di entrarci e di visitare questo piccolo museo, questa piccola raccolta. È per farsi il caffettino quello giusto, con la pressione. Infatti il titolare è un appassionato di campeggio, di surviving, di asce, accette, di tutte queste cose, rum, whisky, veramente c'è un po' di tutto. Qualche prodotto è in vendita, qualche prodotto fa parte di una personale collezione. Per chi ha la passione per queste cose, veramente puoi trovarci delle piccole chicche, a volte rare, a volte uniche. Allora, non sappiamo quanto costano, ma costano tanto. Tutta la serie della Bialetti. E sono quei posti che potresti perderci la testa. Calzettoni Sox? Sox. For the mushroom. Tutto quello che vedete qui dentro comunque è il frutto della ricerca del proprietario, un appassionato di outdoor, di caccia, senza però dimenticare la qualità, la bella vita e qualche piccolo piacere come un buon bicchiere di whisky. L'impiegato del mese, ma è sempre lui. A riprova di questa filosofia e modo di lavorare, qui in questa cassa vengono riposti tutti gli articoli che sono stati provati e a volte distrutti. Queste sono tutte cose che praticamente le hanno usate per fare da tester, come test, e quindi tutta la roba vecchia, le asce rotte, le pale, le lamiere, qui hanno fatto esplodere, hanno sparato a un po' di tanica del gas, bombole del gas. Questo tavolo qua è piccolissimo, ma è piccolissimo. Yeah! Eccolo qui, The Donkey Long Kong. Ultimo ma non ultimo, ecco Marcel con la sua creazione in mano. Yeah! This is about the company. Ok. All the axes, how they make it. Very nice to see. Sempre prodotti di nicchia, ricercati, alta qualità. E tra questi risalta questa chiave dinamometrica. Pensate che andrebbe benissimo anche per la puleggia del TD5. Qualcuno cercava una chiave dinamometrica, eccola qui! 630. Ah! Queste sono delle chiavi inglese, praticamente, però aspetta che ve le mostro. Guardate quanto fine è. È un materiale particolare che praticamente con questo spessore hai una chiave inglese che comunque funziona come le altre. Non sono sicuro, ma è incredibile. Come si suole dire, la festa volge al termine, ma i miei nuovi amici vogliono insegnarmi un gioco, vogliono umiliarmi al gioco dei chiodi. Semplici regole del gioco. Bisogna piantare il chiodo dell'avversario fino alla fine, in modo da eliminarlo. Ovviamente non è così semplice, perché come vedete il martello va fatto girare, preso al volo e non cambiata l'impugnatura, quindi molto spesso ti trovi a martellare in posizioni molto difficili. Ma un'altra bella cosa è che se per caso il chiodo si piegasse o andasse completamente giù in maniera strana, si può recuperare, però con una tecnica un po' strana, mettiamola così. Ovviamente è un gioco nato per bere, quindi nel momento in cui dobbiamo andare a recuperare il chiodo, vedete, dovete mettere la gamba sopra al ceppo e mentre si tira sul chiodo, lo si riporta in posizione normale, bisogna ovviamente bere una birra. Volevo soltanto mostrarvi il contenitore dei chiodi. Qui questi sono i chiodi nuovi. In quest'angolo, li vedete? Ci sono i chiodi più piegati.
comunque da ospite mi hanno fatto vincere, bastardo. Arrivati anche questa mattina, ve l'ho già mostrata ieri sera, eccoci qua alla Donkey Long Tong. Ovviamente lo stesso Defender di ieri e questa è l'entrata. Ieri sera abbiamo avuto una bellissima serata, vi ho mostrato un po' di immagini, poche perché come al solito mi faccio le serate e non uso la telecamera, ma non importa, la cosa bella è che adesso andiamo a vedere cosa c'è qui dentro, cosa produce. Entriamo dalla porta laterale, eccoci qui, guardate che bel posticino. Appena entrato sui muri posso vedere la storia di questa attività nata da due amici che hanno deciso di produrre questo utensile che tutti prima o poi abbiamo desiderato. Chi di voi infatti facendo un barbecue una volta nella vita non ha desiderato una pinza bella lunga che non ti metta al caldo? Ed eccoci qui, il legno sempre in primo piano perché non c'è barbecue senza legno ovviamente. Ed infine l'ultimo prodotto della Donkey Long Tong, una sacca per raccogliere tutti gli attrezzi, tutti i tools che questa ditta propone. Visto che c'è il camion che sta lavorando qui e quindi l'audio verrà bellissimo come sempre, io ho questo problema con gli audio, vi voglio mostrare un'altra piccoletta che ho appena conosciuto, l'avevo vista già ieri ma adesso ho visto bene com'è fatta. Questa qui è la tipica paletta, vabbè, al di là della sacca che è fashion in maniera brutta proprio, si apre qui e si sfila. Questa è la tipica paletta che serve per far aria al fuoco ovviamente. Tutti ci abbiamo pensato male, quindi quando abbiamo sentito questo rumore così. Che è questo. Ok, abbiamo anche il secondo uso, l'abbiamo capito tutti. La cosa che volevo far notare però è che per fuori è pelle, dentro c'ha un'anima di acciaio 301 che è un acciaio armonico, praticamente non è armonico, è un acciaio che diventa molla. Non lo puoi piegare ma torna alla sua posizione, quindi fa l'effetto molla. Quindi non è la pelle che fa questo movimento, ma è una lamina, una fortissima lamina d'acciaio che c'è all'interno. E questo qua fa vento veramente, ed è molto molto comodo per il fuoco. Ovviamente questo è quando hai il camino, mentre quando non hai il camino, ecco, ma l'ha fregato. Vabbè, ci sono gli altri tubi, quelli che sta costruendo adesso, che servono per soffiare direttamente dentro il fuoco quando sei nel bush. Ma andiamo nel retro, nel piccolo laboratorio dove costruiscono, dove montano questi attrezzi, queste pinze. Come vedete è tutto veramente fatto a mano. Con questo tipo di processo di lavorazione ovviamente ne aumenta la qualità, che viene controllata continuamente in ogni singola parte di queste pinze. È vero, sono quattro pezzi di ferro, ma vi assicuro che la passione e il lavoro che c'è dietro è molto. Questa per esempio che vedete adesso è una piccola pressa, serve a dare la forma al becco, in questo caso il becco studiato per le carni. Ora vediamo l'inserimento della piccola molla e alla fine andiamo a vedere anche la differenza con gli altri, con l'altro tipo di pinza, quella lunga, quella per la legna o per la carbonella ovviamente. Un legno pensato, studiato, ricercato perché non assorba oli, grassi, possa stare alle intemperie, un cuoio particolare, vedete, però il tutto lavorato con attrezzi semplici ma che in realtà nascondono una ricerca che ormai dura da 2 anni. In questa azienda non soltanto il prodotto ma anche il packaging ha una cura particolare, guardate con quanta cura e qualità viene riposto, viene inscatolato questo ultimo prodotto della Donkey Long Tong.
Dopo i trucioli di legno e un doppio strato di cartone, c'è anche l'impacchettamento con la carta. Ma questa voglio farvela vedere punto per punto, per un solo motivo, perché io non ho mai visto impacchettare in una maniera tanto curata e tanto bella come risultato finale. Potrebbe essere un'idea per i prossimi pacchetti di Natale, magari. Sono ragazzi molto bravi, lavorano molto sui particolari, sulla qualità. Hanno alla fine cosa? 4 prodotti, 5 prodotti, perché abbiamo le due pinze, la versione lunga per la legna, per la carbonella, la versione un po' più corta per la carne, il tubo per accendere, per dare aria praticamente al fuoco, la paletta per sempre per dare aria al fuoco quando usiamo tipo un camino, e la sacca di trasporto per tutte queste cose con le solite chicche, tipo questo che vedete, quando sei nel bush, stai facendo nella savana, diciamo in Africa, e stai facendo fuoco, con questo qui lo puoi appendere a un albero e avere tutti gli attrezzi pronti. Qui ovviamente è stata ricavata una piccola sacca per quello che può essere l'accendino, l'accendifuoco, tutte queste cose qui. E guardate la qualità del packaging. È tutto veramente molto molto curato. I ragazzi sono bravi. In zona Cesarini mi sono ricordato di mostrarvi l'ultima chicca, stavo quasi per andare via e mi è tornato in mente questo qui. Come vedete è The Original Tongue. Questa è la prima pinza, la prima tongue che ha fatto, e quindi è l'originale, la prima prodotta praticamente. Infatti, come vedete, non ha ancora le scritte, qui è fatto molto diverso. La molla non è in acciaio diciamo alimentare, vedete, è stata ovviamente usata, però questa qui rimane a ricordo come la prima. Quindi è un pezzo storico ovviamente molto importante per un'azienda come questa, che come vedete ha festeggiato i 2 anni di attività. Stanno ingrandendosi, sta crescendo, è una bella cosa vedere questi ragazzi comunque giovani che stanno crescendo, bellissimo. La prima di sempre. Buongiorno vagabondi, altra giornata a casa di Ronel. Oggi la dedico un'altra volta al camietto, perché non sono lavori che avrei ovviamente necessità di farli così immediatamente, e non voglio che il camietto cada troppo giù come manutenzione. Quindi oggi facciamo un bel lavorone. Ho comprato queste barre di ferro perché con i piedini che scaricavano solo su certi punti vedevo che cominciavo a rompere la grondaia. Qui questo è proprio l'esempio lampante. La parte davanti qui l'avevo già rinforzata nel primo viaggio e infatti sta tenendo con la colla, con i componenti. Vabbè, ci attaccano le parti di carrozzeria di telaio ormai con questi siliconi, per cui tengono più dei chiodi, più dei rivetti. Dietro si stava rompendo, per cui metto questa barra unica di modo da scaricare il peso concentrato su un solo punto. Non è così semplice, perché ovviamente devo saldare con la distanza giusta, avendo già i fori fatti lì. Cosa devo fare adesso? Ho messo le piastre di modo che il portapacchi sia un po' rialzato, quindi non ho più carico sulle gambe. Ho segnato, le taglio tutte diciamo della distanza giusta. Ci infilo la barra di ferro dentro, ricalo giù il portapacchi, do un po' di punti di saldatura di modo da bloccare la posizione, dopodiché devo togliere tutte le viti, portare giù saldata insieme com'è sia la barra sia i piedini, e poi ovviamente finire di saldare bene, verniciare e rimontare tutto. Questo proprio perché ormai, avendo già i fori fatti qui e non volendo allargare i fori delle staffe, perché sono già diciamo belli grossi, ma non c'è tanta carne, con le vibrazioni potrebbero rompersi, quindi, come mi è già successo ovviamente, e quindi preferisco fare un lavoro in più e farlo bene. Modifica in corsa del progetto. Avevo detto di mettere una barra unica da lì a lì,
però ho pensato che in caso dovessi fare altre modifiche avrei dovuto togliere praticamente tutto il portapacchi o alzarlo tutto un lato. Ho pensato di usare una barra appunto da qui a qui. Andiamo avanti, sempre. Questa è la prima parte di modifica, quindi avete visto, ho messo questo piatto bello grosso che arriva fino a qui. Ci ho saldato le staffe in modo da distribuire un po' più il peso sulla parte specialmente del posteriore. Ci ho cambiato le viti e quindi adesso sto andando a fare la stessa cosa di qui. Ho rialzato, adesso devo andare a tagliare e a saldare la piastra anche di qui. Dopodiché le vecchie staffe che bloccavano ho pensato che le metterò una qui e una qui, di modo da andare a bloccare anche su punti diversi da dove erano bloccate prima e quindi spostare un po' il carico. Faccio prima il posteriore di modo che posso rimontare già qualcosa, perché domani dobbiamo andare sulle dune e c'ho gli inviti, non posso dirgli no. E quindi non so se faccio tempo a fare anche tutto il davanti. Via, si va. E come sempre su queste immagini che anticipano il prossimo video, io vi saluto, vi do appuntamento ovviamente al prossimo e vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, attivare le notifiche e di supportare il canale. Ciao vagabondi!